A mente fredda di Miss Italia 2015 rimane una bella esperienza anche se molto frenetica. Luana Sbalbi, studentessa di 23 anni, è tornata nella sua Ponte dell'Olio da pochi giorni dopo averne trascorsi 20 a Jesolo blindati tra prove, sfilate e interviste, concludendo l'avventura tra le 30 finaliste. Al ritorno ha trovato il suo territorio danneggiato dall'alluvione più violenta della storia piacentina ed è rimasta impressionata. La 23enne è soddisfatta del risultato ottenuto al concorso di bellezza più ambito d'Italia. Beh, resta sicuramente appunto una bella esperienza che mi ha dato tante soddisfazioni, anche perché non era assolutamente, l'avrei mai immaginato di arrivare fino a questo punto tra le 33 finaliste, per cui bella esperienza, sicuramente fatta anche di sacrificio e anche molto impegnativa, perché sicuramente c'era tanto da fare e i giorni erano pieni dalla mattina fino a tarda sera. E però insegna molto e soprattutto ti apre anche le porte in un mondo che io prima non conoscevo, o almeno ne avevo sentito parlare ma mai vissuto di prima persona. Della vincitrice che cosa pensi? Ma penso che sia intanto una ragazza diversa rispetto al prototipo, lo stereotipo di ragazza che conosciamo noi come Miss Italia, quindi una ragazza un po' più moderna, rivoluzionaria, perché col taglio corto di capello. Purtroppo c'è stata un po' una polemica che l'ha interessata in prima persona. Io non mi sento di criticarla, anche perché ho avuto modo di conoscerla, so che è molto giovane e sicuramente trovarsi di fronte alle telecamere in virtù dell'età giovane può magari giocare brutti scherzi, è il caso che è successo a lei. Se ti avessero chiesto in quel momento, se tu fossi andata avanti, in che epoca avresti voluto vivere, avresti avuto la risposta pronta, cosa avresti risposto? Ma è una domanda innanzitutto un po' particolare, perché vivere in un'epoca, io penso che se lo chiedessimo a chiunque, a qualsiasi persona, tutti avremmo diverse alternative possibili. Sicuramente non avrei detto in quel periodo storico, perché sappiamo che è stato un periodo negativo, insomma, per tutti, tanto più per chi, come nel mio caso, ha avuto anche dei nonni coinvolti o dei parenti coinvolti. Quindi bisogna stare molto attenti quando si toccano certi argomenti delicati della nostra storia, o almeno averne un po' di consapevolezza. Ad accompagnarla a Telelibertà c'era anche il fidanzato, che ci racconta com'è stata questa esperienza dal suo punto di vista. Sono stato molto contento che Luana abbia partecipato a questa bellissima esperienza, perché sicuramente, come diceva lei, è una palestra di vita. Sicuramente ho avuto, diciamo, qualche insicurezza iniziale, ma poi, diciamo, ho preso fiducia e l'ho sostenuta fino in fondo dove è arrivata. Quindi sono molto molto contento di quello che ha fatto. I contatti con il mondo dello spettacolo ci sono e Luana li valuterà, ma in futuro non si vede in quell'ambiente. La priorità ora è la seconda laurea in relazioni internazionali.